Buonasera e buona domenica a tutti, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale di Speciale News. In apertura il viaggio del Papa oggi in Albania. Sono lieto di essere qui e ha detto: nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza e di sopraffazione. Il servizio. Papa Francesco ha fatto visita domenica in Albania, quarta tappa del suo viaggio per il mondo. Sono molto lieto di essere qui, terra di eroi che hanno sacrificato la vita per l'indipendenza del paese e terra di martiri che hanno testimoniato la loro fede nei tempi difficili della persecuzione. Nel corso dell'Angelus ha detto: nessuno pensi di potersi fare scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza e di sopraffazione. Tra l'altro, ha messo in evidenza come le autorità albanesi siano un unico esempio di pacifica convivenza. Parliamo adesso di esteri per la sicurezza alla Casa Bianca. Sembra davvero non esserci pace. Nel weekend ci sono state due intrusioni. La prima, venerdì, un 42enne ha saltato l'inferriata ed è corso nel giardino prima di essere bloccato. Il secondo, un ex reduce della guerra del Golfo, a bordo di un'auto non si è fermato allo stop degli agenti e ha guidato fino alla White House prima di essere bloccato. Adesso occupiamoci delle polemiche sul lavoro e Jobs Act, duro botta e risposta tra la minoranza del PD e il Premier Renzi, mentre arrivano aperture da Confindustria e Will. Sentiamo insieme il servizio. Le polemiche sul lavoro e Jobs Act continuano a tenere banco, con un duro botta e risposta fra il Premier Renzi e la minoranza del Partito Democratico. Dai sindacati, in particolare la UIL, si dicono pronti a dialogare sull'articolo 18, purché non si tocchino le tutele acquisite. La Confindustria è d'accordo sull'eliminazione dell'articolo 18, ma anche di mantenere la cassa integrazione e ridurla di un anno. La cronaca italiana adesso, un traghetto con 760 persone a bordo in servizio sulla rotta che porta fino a Trieste, è finito sugli scogli nella notte fra sabato e domenica, provocando un grosso squarcio alla nave che tra l'altro è tra le più grandi d'Europa. La stessa poi ha attraccato nel porto di Corfù e nessun passeggero è rimasto ferito. Adesso parliamo di Riccardo Muti che ha preso una decisione clamorosa, lascia l'Opera di Roma. Sentiamo il perché. Il maestro Riccardo Muti rinuncia alle due opere Aida e Nozze di Figaro, in cartellone per la prossima stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Il maestro lo annuncia in una lettera nella quale sottolinea che non ci sono le condizioni per poter garantire quella serenità necessaria al buon esito delle rappresentazioni. Nella lettera Muti motiva la sua decisione con il perdurare delle problematiche emerse durante gli ultimi tempi. Il sovrintendente Fuortes e il sindaco di Roma Marino lo hanno ringraziato per i 6 anni nella capitale. In chiusura parliamo di sport. Il calcio, si sono conclusi poco fa tre partite del campionato di Serie A inerenti la terza giornata. Questi i risultati finali: Roma batte Cagliari 2-0, Genoa batte Lazio 1-0, Sassuolo Sampdoria 0-0. Nell'anticipo delle 12:30 invece il Parma ha battuto il Chievo per 3-2. Le altre partite in programma sono Atalanta-Fiorentina, Udinese-Napoli, Palermo-Inter e Torino-Verona. È tutto per questa edizione del telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo due variazioni importanti per ciò che concerne la nostra programmazione. La prima è inerente al nuovo giorno, il nostro TG del mattino che slitta dalle 7:30 passa alle 8 da domani mattina. E poi, per quanto concerne l'edizione principale del nostro telegiornale, torna nel tradizionale orario canonico delle 19. Dunque, appuntamento a domani mattina con nuovo giorno. Buon proseguimento di serata, ci vediamo domani sera.